Ragazzi, questa serie di Astro è un po' particolare, non c'è la webcam, sentirete solo la mia voce, perché ho registrato molto rapidamente, molto voracemente Astrobot e il mese di ottobre, lo sapete, lo abbiamo detto più volte, sarà un casino per noi. Quindi non saranno gameplay troppo complessi, saranno più semplici del solito, spero che vi piacciano comunque e noi ci vediamo poi a novembre quando torneremo in tutta la nostra potenza. Ragazzi, salve a tutti e bentornati qui su Astrobot. Ho trovato questo posto qui, anzi, l'hanno trovato due miei amici ai quali ho fatto provare Astrobot, hanno rigiocato i livelli che avevo già fatto io e hanno trovato con un po' più di calma e con meno crash, hanno trovato un po' di robe fighe. E ci sono questi livelli extra che non so come dovrei approcciare, però vabbè, ci potremmo provare. L'aria che tira. Lanciamoci, vediamo. Il gioco sembra essere molto più grande di quanto pensassi. Perché io ci avevo messo un'ora a fare il primo stage e mi ero fatto l'idea che ogni stage più o meno prendesse un'ora, un'ora e un quarto. In realtà non è così, perché ci sono un sacco di stage, quindi se anche ognuno dura un'ora, non è un gioco da 5-6 ore. Ok, abbiamo controllo su queste cose con il nostro gamepad. Una cosa di Astro che io migliorerei in un prossimo capitolo è il sistema di combattimento. So che non è una roba importante in un gioco così, perché è più l'esperienza platform che dà la forma a questo gameplay, però. Ti ho trovato, eh! Abbiamo trovato il primo bot. Dobbiamo stare attenti a trovarli tutti. Porco disco, mi ha fregato proprio. Ero convinto che fosse una pedana come le altre, e invece il cacchio. Ok, qui come. No, semplicemente saliamo qui e op! Un procione, un panda rosso. Mi sto picchiando amabilmente. Che bello sto posto. No, Cristo. Quelli li devo attaccare in un altro modo. Guardate, ragazzi, sono un po' rincoglionito, ma perché è mattina presto e questo gameplay è la prima cosa che faccio nella giornata, a parte pisciare e portare fuori il cane, voglio dire. E soprattutto, siccome c'è stato You Do Money, questo gameplay è il secondo che faccio dopo tanto tempo. Ehi, Abe? Sì. Ragazzi, c'è talmente tanta roba a livello proprio di riferimenti al mondo dei videogiochi, Sony e non anche. Che tanti di questi prodotti adesso non sono Sony e basta, bisogna dire la verità. E tipo, c'era un God of War, mi è parso di vedere in giro, però God of War adesso è anche PC, quindi. Oppla! Oh, che meraviglia, ragazzi! Guarda sua madre. Ok. Un altro amico da salvare, perfetto. Ho trovato due normali e uno speciale. Abe è ovviamente quello speciale. Tua madre è proprio Ciccia Billy. Fottiti. Sicuri che là non ci sia più niente da fare? Vabbè, per sicurezza, visto che questo gioco è strapieno di roba secondaria e alternativa, vediamo.
Ma lo faccio proprio per scrupolo, sono sicuro che non ci sia un cazzo da fare, ma hai visto mai. Ah! Ok, me l'hanno portato via, ma devo salvarlo. Andiamo prima qua di lato. Sì! Ho preso il puzzle. Ah ragazzi, a sto giro me lo gioco molto più tranquillamente. Quell'UFO adesso me lo porta. Perfetto. Ah, ma proprio. Quindi non era Abe, era semplicemente uno della sua specie che abbiamo salvato prima, tant'è che adesso ne abbiamo salvato un altro. Cominciano a diventare un po' tricky anche queste. Oh, oh, oh. Bellissimo. Allora, stiamo salvando un pianeta proprio, tutti, tutta la cittadinanza stiamo salvando. Guardate a sinistra, in basso c'è, vabbè, si vede poco, c'è una cavalletta. Vediamo. Preso. Anche questi minigiochi, no, sul finire degli stage, molto stimolanti, molto fighi. Funghi dei fiori. Proviamo. Che bello, cazzo! No, no, lo ricomincio, ragazzi. Ho mancato tutto. Purtroppo non sono pronto a inclinare il controller. Non, proprio il mio cervello non mi suggerisce di farla sta cosa. Perché non l'ho fatta mai negli ultimi anni di PlayStation, capite? Cioè. Cioè, per me non è una possibilità che ho. No? Ah, ok, sì, mi ricordo di questa roba qui. Questi che sono grilli? Ci sono i grilletti. Quanto sono belli, cazzo. Sono stupendi. Ammazza vampiri. Aspetta, chi cazzo è questo? Forse sto gioco non l'ho mai giocato. Madonna. Ok. È molto fisico il dondolamento, eh. Allora, vediamo un po' se qua intorno c'è roba. Non credo. È tutto abbastanza tranquillo qui. Ok. Era chiaro che c'era qualcosa di. Però qua possiamo. Immaginavo. Che figo. Bellissima la sabbia. Che cazzo di effettone. Anzi, ovviamente camminare sull'erba dà una sensazione incredibile. No, vabbè. Figo.
Però è one shot questo, eh. Quel robo lo usi una volta, poi stop. Funghi dei fiori. Porco disco. Adesso. Questa stranissima disposizione delle piattaforme, non lo so, è come se mi perdessi sempre qualcosa. Ah, Bloodborne. Chi cazzo era il cacciatore di vampiri di prima? Fottiti. Fiorellino. Ottimo. Ok, quindi qui abbiamo un altro fiorellino. È strana sta mappa perché alla fine è tutto qua. Sì, cioè non... Qui ci sono stato. Ok. Ok. Minacciosissimo sto fungo. Sembra che ti voglia menare. In realtà si sta facendo bellamente i cazzi suoi. Ok, il problema è che... Vediamo, io credo che si possa salire. Voglio credere nel potere delle fate. Forse da lì? No. No, ma poi... A meno che non c'è qualcosa là sopra, ma... Non lo so. Da dove cazzo potrebbe essere? Proviamo, ma proviamo una cosa un po' particolarina. No. E sono morto. Porca puttana, che palle. Muori. Dai, non c'è modo di salire oltre. Dobbiamo andare qua. Guarda che bella l'acquetta qua per terra. Ah. Ok, questo. Madonna che bello! L'inchiostro è fisico! Porca puttana, ragazzi, eh! Vattene. Così. Stiamo lavando tutti. Cioè comunque ogni 30 secondi c'è un'idea di gameplay. Bella, carina. No, me ne sono mangiato uno. Porca troia, dove cazzo l'avrò lasciato? Mamma mia, quanto è bello il liquido. Strabordante sto gioco, veramente. Strabordante.
Però mi sta sul cazzo che mi sono perso un personaggio e probabilmente non riuscirò a prenderlo, non riuscirò a tornare indietro a sufficienza. Palle. Chissà dove cazzo lo... Raga, a me dispiace dirlo perché questo è un gioco cartunesco, ok, però c'ha l'acqua migliore di questa generazione. I materiali sono incredibili, ragazzi. Incredibili. E questi modelli sembrano avere una densità poligonale altissima. Asobi ha fatto un cazzo di capolavoro. Ma io dico, dopo che esce questo, no? Ma che cazzo fate uscire la PS5 Pro? Cioè, ma non lo vedete che non serve a un cazzo? Che se i giochi vengono fatti bene dai team Sony, va tutto straliscio. Bene. Porco disco. Quello rompe i coglioni, eh. Figlio di una gran... Quello è un boss, ragazzi. Un boss. Un boss che per farmi la pelle collabora con tutto lo scenario intorno a lui. Ma io devo essere più rapido e più furbo. Ci vogliono due colpi per ucciderlo. È proprio un boss. Sì, ragazzi, con tutto l'amore del mondo, ma io mi sono mancato un amico, non ho salvato un amico, che palle. Madonna, che belli pesci. No, vabbè, hanno fatto pure queste cose, potevano evitarle, potevano farmi finire in acqua e basta invece. Tra l'altro sono tutti e tre personaggi speciali, attenzione. Ne ho trovati 3 su 5. Ok, tutti questi soldi che sto guadagnando però arriva a un certo punto che uno dovrebbe spenderli, investirli, no? Qua si riempirà di mondi, suppongo. Abbiamo un sacco di posti da visitare, mica uno e due. Andiamo qui al campo base. Questa è una cosa che non abbiamo ancora visto insieme. Non mi dispiace l'idea di andare a fare una visitina al campo base insieme a voi. E qui posso portare tutti i disgraziati che salvo. Campo basso. Allora, camerino in costruzione. Garage del dual speeder. Vabbè, questo è un hub. Che mi fai tu? Non ho capito che cazzo succede se faccio questa cosa. Laboratorio ghiaccio. Ci vogliono 10 cosi. Ah, devo andare anch'io, ok. Ho capito. Ho capito, ho capito. Quindi più amici trovo, più
più riesco a fare queste cose qui. Oh, dice che ce ne vogliono due. Mi devo mettere nel punto giusto, sennò non funziona. Questo è un po' poco intuitivo. Oh, ho finito il puzzle, ragazzi. Ho finito il puzzle. Il laboratorio gacha è aperto. È giunto il momento di spendere tutte le monete che hai raccolto. Ma ben volentieri, cazzo. Ben volentieri. Porca troia. E questi? Squawky. Ma questa roba dove la devo mettere? Amico allerta. Cioè, il laboratorio gacha mi dà la possibilità di rompere le palline. Va bene. Seiko Mantis. Vabbè, usciamo dal laboratorio gacha, insomma. Anche perché è roba che... Ah, vedi, va ad addobbare tutto il nostro campo base. Sono capito. Vedo che ci sono quei pappagalli de merda che volano con un pezzo di puzzle. Figli di puttana. Dai, qui dovrei essere... Sì. Sì, posso fare. Bot salvato, ne ho anche salvato un altro. Ragazzi. Porca puttana, raga. È proprio... È la follia della giocosità questo gioco. Ogni cosa è giocabile praticamente. Pure i rutti sono giocabili qui. No, che figo. Cioè, gli ho dato un colpo, gli ho rotto il televisore. Tanta roba. Adesso mi faranno un ponte umano sicuramente per arrivare lì. Ok. Adesso devo chiedergli un passaggio per tornare. Tanta roba. Ok, ho capito il senso. Ok. Vabbè, ragazzi, io ho capito a che serve il campo base. È divertente, cioè è abbastanza pointless, ma maledettamente divertente. Cioè, starei qui a sperimentare, trovare modi e soluzioni per ore. E lì sicuramente si potrà andare. Cioè, signori, è tanta roba, veramente tanta roba. Mi chiedevano se valesse la pena di spendere 70 euro per questo gioco. Sì, assolutamente. Senza neanche pensarci troppo. Cioè, 70 euro li vale, li stravale. Comunque, ci vediamo al prossimo gameplay, signori.